Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere qui dai materiali, oggi ci sarà un tutorial per Linuso. Andremo a fare un paio di orecchini. L'orecchino è questo, molto brillante, come potete vedere. Queste perline ovali sono spettacolari ed è con uno chaton. Quelli già incastonati da 8 mm, poi andremo a vedere i materiali nel dettaglio. È molto semplice da fare. Oltre allo chaton avrete bisogno anche di queste perline ovali la cui misura è 8x6. Io le ho prese dalla BB Craft, vi dico che sono veramente ottime queste perline. Guardate come brillano. Per chi è interessato può usufruire del codice coupon che la BB Craft mi mette a disposizione, che è Lucrezia 10. Ve lo scrivo anche nell'info box ed è il 10% di sconto sul totale del carrello. Vi garantisco che sono veramente spettacolari. Le ho provate anche lavorandole all'uncinetto e vanno benissimo. Mi sono veramente piaciute tantissimo queste perline ovali. Allora, vi faccio vedere i materiali nel dettaglio. Allora, avremo bisogno di questi chaton già incastonati, vedete, con la gabbietta che portano i fori, e questi sono da 8 mm. Li trovate benissimo dai cinesi. Io li ho presi questi. Poi avrete bisogno di queste perline ovali. Io queste le ho prese per una collaborazione e guardate che sono spettacolari. La misura è 8x6 per 4 di spessore e sono veramente stupende, ottime proprio. Ho provato anche all'uncinetto e vi dico la verità che si lavorano benissimo. Sono piccoline, non sono tanto grandi. Faccio vedere anche il codice. Se qualcuno è interessato me lo fa sapere. Poi avremo bisogno di cristalli o rondelle sfaccettate. I 3x2, questi, la misura è 3x2, tre misure di rocaille, le 15-0, io userò queste della Miyuki, le 8-0 che utilizzerò sempre della Miyuki. E come 11-0 andrò ad utilizzare quelle della Tho, ma se voi avete Miyuki va bene lo stesso. Quindi 11-0, io utilizzerò queste della Tho. Ma vi ho detto benissimo, potete utilizzare quelle della Miyuki. E poi avremo bisogno anche delle Drop Duo, queste perline. Naturalmente ago, io uso un extra fine della Miyuki e vi consiglio un filo di nylon trasparente, utilizzerò uno 018. Perché questo? Perché noi andremo ad incastonare questo chaton, vedete dove c'è la linguetta qui, quindi dovremmo passare con l'ago in questo punto, vedete? Quindi per questo vi consiglio un filo di nylon. Naturalmente l'unica accortezza che dovete avere con questi chaton è, prima di iniziare il lavoro, fare una prova per vedere se passa l'ago proprio dove c'è il fermo che mantiene il cristallo, vedete?
perché altrimenti rischiate di rompere il filo. E questo è tutto il materiale che serve per fare questi semplici orecchini. Vi dico che brillano tantissimo. Mi sono veramente piaciute queste pietre. Belle, belle, belle. Ok, io direi di passare al tutorial. Ciao a tutti! Prima cosa andiamo ad agganciare il filo allo chaton. Vedete, questo chaton mi porta due fori da questo lato e due fori dall'altro lato, quindi io non faccio altro che ripassare prima in un foro. E poi passo negli altri due. Ops, scusate. Ora vado a ripassare nuovamente nel primo e di nuovo nell'altro, e adesso non faccio altro che fare un nodino. In questo modo. Quindi adesso ripasso di nuovo nel primo foro. E da qui mi porto, vedete dove c'è il fermo, questa linguetta, e mi vado ad agganciare qui. Ora metto sul lago una 80 e 3 11.0. Da questa linguetta passo attraverso la seconda, così, di nuovo una 80 e 3 11.0, e passo attraverso la terza linguetta. Vedete? Questo deve essere il risultato, e faccio così fino alla fine. E questo sarà il risultato. Ora rientro nella 80 perché adesso dobbiamo unire tutte queste rocaille, e anche nelle 3 11.0. E in questo spazio andrò ad aggiungere un'altra 11.0 e rientro di nuovo in tutte le perline. Rientro anche nelle prossime 3 11.0 e vado ad aggiungere una 11.0 in questo modo. Vedete? Andiamo a riempire lo spazio vuoto che si è formato, e facciamo così fino alla fine. Ed ecco qua, io ho il filo che esce dalla 80, quindi adesso rientro soltanto nella prima 110. Vado a mettere sul lago una drop 2, una 15 e un'altra drop 2. E le drop 2 le prendo dalla parte più cicciotta. Due drop 2 e una 15.0. Esco da questa prima 11.0 e vado a rientrare nell'ultima. Vedete? In questo modo. Non vi preoccupate perché poi si aggiusterà tutto dopo. Ora rientro nella 80.
e sulla 80 andrò a mettere una perlina ovale e una 110. Le porto alla fine del filo e rientro nella perlina ovale. E adesso il filo mi usciva, vedete, da questa parte. Io vado a rientrare sempre nella 80 dalla parte opposta e tiro bene il filo. Questo deve essere il risultato. Ora mi porto di nuovo nella prima 110 e vado a mettere sull'ago di nuovo una drop 2, una 15-0 e un'altra drop 2. Vedete come prima. Adesso vado a rientrare nell'ultima 11-0 di queste 4 e tiro bene il filo. Ora rientro nella 8-0. E qui vado a mettere un'altra perlina ovale, una perlina ovale e una 110. Porto tutto alla fine del filo, rientro soltanto nella perlina ovale e mi aggancio alla 80 dalla parte opposta da dove esce il filo. Vedete, a me il filo esce da questa parte. Io rientro nella 80 dalla parte opposta e questo deve essere il risultato e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua, fine giro, questo è il risultato. Ora portatevi ad uscire dalla 15-0 che si trova in mezzo alle drop 2. Ora mettete sull'ago 2-15-0 e vi inserite nel foro superiore della prossima drop 2. Ora qui ne andiamo ad inserire 4, sempre di 15-0. 4 15-0 e ci inseriamo nella 11-0 che si trova sopra al cristallo ovale. E tirate bene il filo, vedete, in questo modo. Ora di nuovo 4 e ci inseriamo nel foro superiore della prima drop 2. Aggiustatele un po', ma poi si aggiusteranno da sole successivamente. Ora ne andiamo a mettere 2, stiamo lavorando sempre con le 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 che si trova in mezzo alle drop 2. Tirate bene il filo, di nuovo 2 e ci inseriamo nel foro superiore della prossima drop 2 e qui ne andremo a mettere 4. E ci inseriamo nella 110 sulla perlina ovale. Sulla perlina ovale andiamo a fare un picot con le 110, quindi mettiamo 3 110, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta in questo modo. E adesso ricominciamo di nuovo 4 110 e ci inseriamo nel foro superiore della prossima drop 2. Tirate bene il filo. Adesso 2 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 in mezzo alle drop 2 e dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. E questo è il risultato.
Ora portatevi uscire dalle prime 2:15:0. Mettiamo sul lago altre 3:15:0 e vi inserite nelle 4, quelle che abbiamo inserito prima, e tirate il filo, così le andiamo ad unire. Ora dobbiamo attraversare di nuovo tutte queste perline, scendere attraverso le 4:15:0 e quindi andiamo a mettere altre 3. E ci inseriamo soltanto nella prima di queste due che abbiamo messo prima, solo nella prima, e tirate bene il filo, mi raccomando. Ora mettiamo sul lago 3 cipollotti o cristalli, i 3x2, e da questa 15:0 ci andiamo ad inserire nell'ultima dall'altro lato e tirate il filo. Ora di nuovo 3, 15:0 e vi inserite nelle 4. Vedete in questo modo. Quindi attraversate tutte e scendiamo da questa parte. Per fare la stessa cosa, di nuovo 3 e vi inserite soltanto nella prima. Mettiamo sul lago di nuovo 3 cristalli 3x2, da questa ci andiamo ad inserire nell'ultima delle prossime due e tirate il filo. Non vi preoccupate perché poi si aggiusterà tutto dopo. E questo dobbiamo farlo per tutto il giro. E questo è il risultato dopo questo giro. Allora, io questo è l'ultimo inserimento. Ho inserito appunto i 3 cristalli. Tirate bene sempre il filo, mi raccomando. Ora non faccio altro che rientrare nel foro superiore della drop duo. Perché noi dobbiamo fare questa decorazione. Quindi stiamo uscendo dal foro alto della drop duo, andiamo ad inserire sul lago. Allora sono 2, 4, 6, 6, 15, 0. Dobbiamo mettere sul lago 6, 15, 0. Vedete? Allora, usciamo dal foro alto della drop duo e ci dobbiamo inserire qui nella 11:0 che abbiamo messo sopra alla perlina ovale, solo dalla 11:0, e tirate bene il filo. Di nuovo altre 6. E ci andiamo ad inserire nel foro alto della prima drop duo che incontriamo. E tirate bene il filo. E questa è la prima decorazione che si formerà sulle
linee ovali. Sempre dalla drop 2 adesso ne inseriamo 4 e ci andiamo a inserire nel cristallo che si trova in cima e tirate bene il filo. Di nuovo 4 e ci andiamo a inserire nella drop 2 sotto, sempre nel foro, nel secondo foro, e tirate bene il filo. Questo deve essere il risultato, vedete? E si ricomincia. 6, 15, 0. Sono 6, 15, 0 e ci andiamo a inserire nella 11, 0 che si trova sopra la perlina ovale e tirate bene il filo. Di nuovo altre 6. E ci inseriamo nella prossima drop 2 sempre nel foro superiore. E tirate bene. Ora ne andiamo ad inserire 4. E ci inseriamo nel cristallo questo in cima e tiriamo bene. Di nuovo 4. E ci andiamo a inserire nella drop 2 che si trova sotto, sempre nel foro superiore. E tirate bene il filo. Aggiustatele. Ed ecco qua, questo deve essere il risultato. E questo lavoro lo dobbiamo fare fino alla fine. Dopodiché basta fare un semplice cappietto e inserire una monachella o un perno. Ci vediamo a fine lavoro. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato, basta soltanto fare un cappietto. Io ho inserito sul lago un cipollotto e 2 11 0. Adesso vado a inserire la mia monachella, prendo altre 2 11 e un cipollotto e mi vado ad agganciare nella rocaglia, questa del picot. Ora rifaccio di nuovo tutto il giro per andare a rinforzare questo cappietto, dopodiché il nostro orecchino è terminato. Ora ripasso un po' nelle rocaille e poi faccio dei nodini. E adesso posso tagliare il filo. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Questo è l'altro. Come avete visto, è semplicissimo.
davvero davvero semplice. Vedete come resta? Sembra un piccolo fiore. Bene, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Chi non si è iscritto ancora al canale, si iscriva, attivi la campanella, così resterà sempre aggiornato su nuovi video. Io vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!